Salve a tutti, questo è Mise en Place, il nuovo strepitoso programma blog, videoblog, appuntamento trisettimanale da vedere con i vostri colleghi durante la pausa pranzo o durante la pausa cena o a fine servizio mentre state bevendo la vostra birretta oppure la mattina nel vostro momento di massimo relax in cui non volete che nessuno vi disturbi, che vi chiami, che vi cerchi mentre siete lì comodamente a guardarvi la vostra puntata di Mise en Place sulla tazza del cesso. Da quello che avete capito, il ritmo sarà quello che vi accompagna da oltre un anno e mezzo sulla pagina di Occa. Un ritmo semplice ma deciso, come l'acqua. Saremo lisci o frizzanti, ma anche effervescenti naturali. Insomma, un'acqua minerale. Che cazzo significa, Fabio? Ma cominciamo subito la puntata di oggi spiegando il perché di questo titolo, Mise en Place. Ma prima, ragazzi, scendo di sotto a prendere gli arnesi del mestiere. La mise en place è quella parte fondamentale che accomuna qualsiasi brigata. È un modus operandi, uno stile di vita, l'essere sempre preparati a tutto, tranne al peggio. Perché il peggio non esiste quando c'è organizzazione. D'altronde il nostro lavoro, che si basa fondamentalmente su una sete di guerra, di comande da prendere, di piatti che devono uscire, tavoli da sbarazzare. Sbarazzare? Sbarazzare. Sparecchiare. Sparecchiare a casa tua. E poi ancora, il tavolo del secondo turno prenotato dal signor Landi, che però è arrivato 10 minuti prima. Così noi, mentre intratteniamo lui e la signora Landi con due calici di prosecco, cercheremo di buttare un occhio negli altri tavoli sperando che portando un caffè o il conto i clienti si alzano. Ma comunque a step di 3 minuti passeremo di fronte ai signori Landi dicendo: oh signora Landi, ma che bel vestito questa sera! E dopo 3 minuti: oh, ma sua figlia poi sei più diplomata? A un certo punto però il collega ci guarda, il tavolo è pronto. E allora dai signor Landi, andiamo subito al tavolo con la signora, che abbiamo da servire 100 persone. Dai, dai, dai! E comunque la signora Landi, due botte gliele darei. E per far sì che il nostro servizio sia impeccabile, ci giochiamo gran parte del match proprio sulla mise en place, che dal francese significa messa a posto o messa a disposizione o a portata di mano, che non me lo ricordo mai. E quindi guardo lì. Fru fru. Che si tratti quindi della station di un barman, con tutta la linea delle bottiglie belle pronte e pulite, la frutta tagliata, gli arnesi al loro posto e il ghiaccio pronto per il servizio, o nel caso di cuochi e pizzaioli, la linea delle salse, dei sughi pronti, ma anche il bollitore e la friggitrice accesa per tempo, squeeze dell'olio, il sale, il pepe, i coltelli ragazzi, ognuno il suo! E poi ovviamente abbiamo la mise en place del cameriere. Paradore che ritorno, completi dei loro forchettine, coltellini, cucchiaini, i tovaglioli puliti per il secondo turno, i cestini del pane. E in ultimo anche il lavapiatti, sì, perché anche il lavapiatti ha la sua mise en place. Le spugne per lavare, gli stracci per asciugare, i contenitori per le posate sporche, i sacchi dell'umido pronto durante il servizio, i cartoni dei vini pronti eventualmente dovesse crearsi quel cazzo di laghetto ai piedi della lavastoviglie che di sabato sera ancora non abbiamo sistemato. Da parte la scimmia. Questo è il nostro mondo, il mondo di mise en place. Quel mondo che sta dietro una manciata di ore in cui concentriamo fatica, esperienza, passione. Ed è per questo che noi di Occa abbiamo chiamato questo programma Mise en Place. Perché non c'è un motivo. Fondamentalmente l'abbiamo chiamata Mise en Place perché ci piaceva il nome. Mise en Place, senti come suona. Ma poi alla fine è anche perché è questo che siamo noi della ristorazione, ragazzi. Tanta organizzazione, tanta customizzazione. Ma poi fondamentalmente facciamo quello che ci piace, opportunatamente incartandovi il tutto quanto con dolci parole e gesti. Vedi? Guarda com'è. E questo è quanto. Mi raccomando, l'appuntamento con Mise en Place lunedì, mercoledì, venerdì alle 11. Arrivate 5 minuti prima, tanto lo sapete come funziona, caffè e sigaretta ve le cuccate prima. Mercoledì, un palumpa della ristorazione, parlerò dei clienti e vi mostrerò la prima lezione tratta da Manuale per clienti, il libro che non ho mai scritto. Oh, per quanto riguarda lo stipendio, poi ne parliamo con calma, facciamo una parte nera. Tu mi hai detto c'hai meno dei 29 anni? Perché c'è stato un bando della regione. Sì, possiamo far contratto d'apprendista. Oh, poi, ovvio, giusto quel tempo di prova, 1, 2, 3 anni, e poi facciamo un bel contratto a tempo determinato. C'ho il commercialista che mi aspetta, mi moglie con i figli, con i ragazzini, e poi mi deve arrivare carico. Ci vediamo mercoledì. Ciao! Mentre non vorreste che nessuno vi chiami e che vi disturbi, mentre comodamente siete adagiati sulla tazza del cesso, è venuta male, lo so, ti vedo che ci impegni. A fine servizio, mentre state bevendo la persona che bisogna visiamole, eh? La posso rifare, aspetta. Partito, eh? Ho fatti conoscere da un anno e mezzo a questa parte, so, fa schifo anche a me. Ma cominciamo subito, dopo tutto. Voglio dire perché... Pensavo che stavamo staccati. Oh! Arriva. È un modus operandi, uno stile di vita. La vuoi stoppare? Aspettagli, eh.
di comande da prendere, piatti da togliere, piatti che devono uscire. Arrivaci. Perché il peggio non esiste quando c'è organizzazione. Si era detta la faccia. Ah, vuoi che rifaccio quella? Rifacciamola. E poi ancora, il tavolo del secondo turno. Aspetta, lascia! E poi ancora, il tavolo del secondo turno prenotato dal signor Landi, che è arrivato... ma adesso che va che scendo? Adesso vorrei che tu staccassi.